Cari amici appassionati di orologi, benvenuti. Quando all'inizio di quest'anno ho voluto tracciare le linee guida di quelle che sarebbero state le caratteristiche dei video che avrei fatto e dei contenuti che avrei portato all'interno del canale, avevo sin da subito detto che ci sarebbero stati molti orologi con un rapporto qualità-prezzo importante. Spesso per scovarli sono andato a trovare gli errori nelle inserzioni che rendevano questi orologi meno appetibili. E non succede solo con gli orologi economici, ma anche con orologi più cari. Proprio per questo oggi voglio partire, nell'analisi dell'orologio che seguirà, da una foto, una foto che è inserita come foto ufficiale sia nel sito del marchio che vende questo orologio, sia poi in varie inserzioni online. Una foto che allontana non pochi utenti dall'acquistare questo segnatempo. Anch'io inizialmente ero scettico, poi mi sono soffermato a leggere la scheda tecnica, sono rimasto impressionato e l'ho comprato, soprattutto in virtù del fatto che in questo momento su Amazon questo orologio si trovi a un prezzo straordinario, inferiore ai 100 euro, e cioè la metà del costo al quale si trova nel sito ufficiale, che è anch'esso un costo promozionale, e quasi un terzo del costo di listino. Ma prima di farvi vedere l'orologio in questione, voglio fare una riflessione sull'ultimo video che ho fatto, sull'ultima video recensione, e cioè quella di D1 Milano. Ci sono stati molti commenti negativi, spesso incattiviti, immotivatamente anche, perché si sta parlando di orologi, ma soprattutto ci sono stati commenti poco informati. Ce n'è stato uno in particolare, ma giusto per citare un caso, di una persona che poi ho deciso di bannare, perché non potevo farcela, che ha additato D1 Milano come un marchio non italiano, come un marchio cinese sotto mentite spoglie, e poi ha citato tre marchi, secondo lui, italianissimi, di cui uno che realizza orologi che hanno listini molto alti, il solo tempo si comprano mediamente per 5.000 euro, dicendo questi sì che sono marchi italiani. La cosa che fa sorridere è che tutti e tre quei marchi che sono stati citati e che io non nomino perché sinceramente non mi interessa entrare in polemica, io so per certo che producono in Cina, montano in Cina, fanno un passaggio in Svizzera e poi vendono spesso a prezzi esorbitanti. Questo per dirvi che dovreste essere un attimino più laici nei commenti e un attimino più consapevoli di quello che è il mercato che ruota attorno a voi. E prima di prendervela con un marchio il cui CEO è un ragazzo di meno di 30 anni, forse sarebbe il caso di ragionare su marchi che avete pagato l'ira di Dio pensando che fossero realizzati in Svizzera a fianco agli Oompa Loompa che mungono le mucche di Milka, e che in realtà sono fatti, peraltro a costi assolutamente contenuti, in Cina. Io apprezzo il mercato cinese perché lavora molto bene, sono conscio dei costi, sono conscio dei minimali, sono conscio delle difficoltà, ma so anche che effettivamente molte cose che voi pensate che siano realizzate in Svizzera sono realizzate in Cina. Detto ciò, andiamo a vedere l'orologio di cui voglio parlare oggi. Si tratta di un Sector. Sector è un marchio con una storia molto interessante alle spalle, un marchio italiano che di fatto ha avuto un declino da quando è stato acquistato dal gruppo Morellato. Un marchio di cui vi vorrei parlare e della cui storia vorrei parlarvi nelle prossime settimane, ma lo farò con orologi più importanti. Perché l'orologio di cui parleremo oggi, in realtà ho voluto portarlo alla vostra attenzione semplicemente per una questione di rapporto qualità-prezzo, soprattutto
per una questione di qualità percepita dell'oggetto reale rispetto a quello che voi potete vedere nell'inserzione, che spesso allontana dall'acquisto di alcuni orologi. Vediamolo insieme. La scatola di neoprene si presenta con dimensioni compatte, ha una chiusura a zip, è molto leggera e ben imbottita. Aprendola, all'interno troviamo sia il manualetto di garanzia timbrato direttamente da Morellato, a dimostrazione che anche se venduto da un negozio terzo su Amazon, l'orologio parte direttamente dalla fabbrica, infatti il timbro di Morellato è presente anche nella fattura, e poi c'è l'orologio. L'orologio si presenta con una cassa da 40 mm e mezzo, quindi molto compatta, 20 mm di passo del cinturino e uno spessore di 14 mm e mezzo. Oltre al trattamento in PVD rovinato, che fa pensare a un'auto Border, un orologio che probabilmente porterò nei prossimi mesi nel canale, perché è un altro orologio realizzato da un giovanissimo ragazzo veneto, troviamo una corona in una posizione abbastanza poco consueta, e cioè a ore 4, una corona a vite. Troviamo poi una ghiera a 120 scatti con una serie di indici, i primi 15 minuti dipinti di rosso, e poi per il resto è semplicemente gravata. L'altra parte interessante è certamente il vetro, un vetro che è definito sapphire coating, quindi con una copertura zaffira. Cosa significa? Significa che è un vetro minerale con una protezione zaffira indurente nella parte superiore. Questa dicitura mi ha stupito, perché questo tipo di vetro è spesso impiegato in orologi che vengono definiti direttamente zaffiri dalle fabbriche. L'ho scoperto dialogando con alcune aziende costruttrici che mi hanno detto che sono molte le aziende, i marchi che hanno deciso di utilizzare non zaffiri 100%, ma minerali con superficie indurita a zaffira, e praticamente non c'è modo di sapere quali siano. Il fatto che Sector abbia voluto essere trasparente non è cosa da poco, ed è la dimostrazione che il marchio, al di là dell'abbassamento del target, è effettivamente ancora un marchio serio. Sotto il vetro bombato troviamo poi un quadrante che si presenta con una costruzione sandwich, quindi con un doppio strato. Anche il quadrante è volutamente graffiato e stupisce la grafica, che evidentemente strizza l'occhio a una utenza più giovane, ma al di là di questo è sicuramente molto simpatica. Io lo trovo gradevole, nonostante io di fatto indossi orologi molto più eleganti. Il materiale luminescente, che secondo me non è super luminova, è molto performante. Quello che non mi piace è l'utilizzo delle classiche sfere Sector, ma che sembrano sproporzionate rispetto agli indici, che sono a bastone e a pallettone. L'orologio è equipaggiato con un cinturino in pelle, che secondo me non è pelle. L'odore di gomma è forte, e se è pelle ha uno strato impermeabilizzato. Molto interessante però è l'aquilotto di Sector inciso a caldo sul cinturino, e poi la scritta Sector nella parte interna. Molto interessante anche la chiusura d'ardiglione con la scritta Sector. Lo spessore è uno spessore importante, abbiamo infatti 14,5 mm e disvela nella parte opposta a quella della corona, e cioè a ore 9, una piacevole sorpresa, cioè una valvola per il rilascio dell'elio. Molto interessante, soprattutto tenendo conto del prezzo, anche se è una chicca che praticamente nessuno di noi, ammesso che sia reale, ma ipotizzo di sì, nessuno di noi utilizzerà mai. Il fondello si presenta sempre con il trattamento PVD della cassa consumato.
proviamo una serie di scritte tra cui Automatic, Water Resistant, Sapphire Coating e poi abbiamo la scritta che ci fa capire che l'orologio è realizzato in acciaio e i seriali. Nella parte centrale la scritta Dive 300 metri e poi Sector con il consueto aquilotto. Al polso l'orologio si indossa molto bene, ma non ci potevamo aspettare nulla di diverso viste le dimensioni di 40,5 mm, effettivamente è anche molto alto, un'altezza che viene risaltata dall'inserto in materiale plastico rosso tra la cassa e la ghiera, ma devo dire non disturba ed è molto piacevole. Non disturba soprattutto per la posizione desueta della corona che non preme sul polso. Il calibro è un Miotta 8215 senza fermo macchina ma con carica alla corona, quindi con carica manuale. Un calibro storico che ormai ha 40 anni di vita alle spalle, economico, ma che viene tuttora impegnato su orologi anche dai costi ben più elevati di questo. Basti pensare allo Spinnaker Tesei Titanium, che appunto ha questo calibro. Ma andiamo alle conclusioni. Lo avete visto, amici, ci troviamo di fronte a un orologio che ha saputo stupire, sono sicuro che sarete d'accordo con me, che al polso e dal vivo è molto diverso e più affascinante rispetto a quello che emerge dalle foto povere che si trovano nel sito internet della Sector, ma anche nell'inserzione Amazon. Un orologio che consente di portare a casa molti contenuti per un costo veramente ridicolo. Per 99,50 euro si porta a casa praticamente niente. Un orologio che consiglio soprattutto per il periodo estivo e che io devo dire che ho comprato e aperto con grande soddisfazione, perché non mi aspettavo minimamente questo impatto e questa qualità. A noi non rimane che salutarci e darci appuntamento alla prossima recensione. Tra le altre cose, ho appena comprato un altro Gleisin Ironman, non ho resistito, appena arriverà lo apriremo insieme. Alla prossima!